Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale. In apertura l'avvertenza all'Italia. Il governo tenta direttamente la mediazione con l'azienda. Lunedì ha incontrato i sindacati ai quali hanno espresso al ministro Delrio la preoccupazione per la situazione di liquidità della compagnia. Intanto cresce l'attesa per il piano industriale che l'azienda ha promesso che sarà pronto per fine mese. Lo stesso Delrio ha detto che quelli di Alitalia sono problemi seri che non si affrontano a cuor leggero e c'è una preoccupazione. Tra l'altro, sempre nella giornata di lunedì c'è stata una manifestazione di protesta davanti al ministero. A Cerignola adesso c'è stata una svolta per quanto riguarda l'associazione forense Ofantina. Infatti, lo scorso 18 febbraio c'è stato il rinnovo delle cariche. Al posto di Gianfranco Di Noia e il nuovo presidente dell'associazione forense è Tommaso Di Lorenzo, che in passato aveva ricoperto la carica di vicepresidente e consigliere. Rinnovato anche il consiglio direttivo con l'avvocato Ordine vicepresidente. Presidente, segretario Licia Morra. L'attività di formazione è stata affidata ad un comitato scientifico nelle persone degli avvocati Prudente, Quarticelli e Di Bisceglia. I nuovi rappresentanti dell'associazione hanno ringraziato i colleghi per la fiducia accordata e garantiscono il proprio impegno per una proficua rappresentatività professionale e sociale della intera categoria. In chiusura lo sport con la seconda tornata delle gare di andata degli ottavi di finale della Champions League. Attesa importante per le sfide di martedì, in cui sono protagonista il Manchester City di Pep Guardiola ed il Monaco, attualmente in prima posizione per quanto concerne il campionato francese. Ma l'attesa per l'Italia è tutta per mercoledì, quando allo stadio O Dragão di Oporto la Juventus affronta i padroni di casa. Dopo la sconfitta subita dal Napoli mercoledì scorso con il punteggio di 3-1 ad opera del Real Madrid, intatte ancora per gli azzurri le speranze di qualificazione, anche se l'impresa non è impossibile, per i bianconeri di Massimiliano Allegri, capolista del campionato italiano, vuole cercare di andare avanti nella scompetizione europea. Ed è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.